I sindacati dei medici e dei paramedici chiedono attenzione alla direzione sanitaria del DEA Nocera Pagani Scafati in merito al rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid per l'accesso all'Andrea Tortora di Pagani. Sarebbe necessario potenziare le azioni di prefiltraggio sia all'ingresso del personale che per quanto riguarda gli accessi dell'utenza. La direzione sanitaria ha assicurato che si sta lavorando in tal senso, ma i rappresentanti sindacali chiedono tempi più stretti e risposte concrete. Controllo delle entrate e gli ingressi all'ospedale. Noi intanto avevamo chiesto al direttore sanitario di spostare la tenda che è stata messa qua davanti, che l'utilità non è stata quella che doveva essere, e il direttore ci ha risposto che avrebbe provveduto alla sostituzione con i termoscanner, che penso che sia la cosa più giusta, e il controllo quindi anche presidiando col personale i vari ingressi all'ospedale, compreso il personale. Si deve fare un ingresso solo per il personale. Inoltre avevamo chiesto la possibilità dei pazienti oncologici, del DH oncologico, di spostarli dall'altra parte dove c'è l'ingresso naturale di questo ospedale. Questo ingresso qui dovrebbe essere, come lo era già prima, l'ingresso per le navette, le ambulanze e le persone che accedono al punto di primo intervento. Bisogna solo provvedere ad aprire i due cancelli principali e fare in modo che si attrezzi il DH oncologico, così tutte le persone che vengono da un unico ingresso e quindi si evitano gli assembramenti. E la riattivazione degli ambulatori, che ancora oggi non funzionano, perché sempre per lo stesso problema dell'assembramento, che se non si mette in sicurezza le persone che entrano, quello di avere un riferimento fisso qui all'ospedale Andrea Torti in direzione sanitaria. Quella è la porta d'ingresso principale del pronto soccorso e attualmente del punto di primo intervento. Togliendo la tenda si potrebbe riattivare, spostando i pazienti del DH oncologico all'ingresso principale, dove ci sono gli spazi, sono anche più grandi di questo. Quindi pure le ambulanze che accedono, la porta si apre in automatico, entrano con la barella ed eviteremo tanti disagi, oltretutto i disagi per le ambulanze e le macchine che arrivano qua davanti, è un problema.